Ciao a tutti e bentornati al canale. Spero di aver finito di sparare per oggi e anche per domani. Come potete ben vedere, ha fatto una grossa nevicata, una nevicata che non si vedeva così da parecchio tempo. Io ho la baita da 3 anni, ogni inverno ho fatto una nevicata, ma questa è la nevicata più importante che io abbia visto in questi 3 anni. Sono circa 40 e passa centimetri di neve. È stato bellissimo poter essere qui durante la nevicata. Ci sono stati, credo, anche alcuni disagi, perché ad esempio il telefono prende in modo molto limitato, non c'è connessione. Però vabbè, io qui sto bene, sono riuscito a crearmi un ambiente confortevole in cui poter passare anche più giorni, anche in queste condizioni. Quindi è sicuramente una bellissima esperienza. Ed è un pochino anche il coronamento di tutti i vari sforzi fatti. Questo è il premio, diciamo, potersi godere in relativa comodità queste condizioni abbastanza estreme. Comunque sono in mezzo a un bosco, quindi quando qui nevica forte si resta veramente isolati. Beh, dato che non è che debba sempre per forza di cose lavorare, a parte che ho già lavorato, ho già spalato, tra ieri e oggi ho spalato abbastanza. Con tutta questa neve è difficile andare in giro per il bosco, recuperare legna, quindi è una cosa da lavoretti domestici. Però oggi volevo divertirmi un po' e volevo fare un pupazzo di neve. Non faccio un pupazzo di neve da quando sono bambino, quindi probabilmente non verrà molto bene, ma ho voglia di divertirmi un po' ed avere questo pupazzo a farmi compagnia, il mio unico amico adesso in questo periodo di restrizioni e di asocialità obbligata.
Allora, per la realizzazione del pupazzo ho optato per un modello molto basico, un classico pupazzo di neve. Ho deciso di chiamarlo Pandemio. Pandemio, come vedete, la mascherina, è il pupazzo del 2020. Gli è venuta la pancia perché è stato chiuso molto in casa e si è dato all'alcol, quindi è diventato alcolista. Pandemio ha lo sguardo spiritato di chi è praticamente esaurito e stufo dalla pandemia, ma Pandemio nasconde anche un bellissimo sorriso positivo, anche se gli manca qualche dente perché purtroppo l'alcolismo l'ha logorato. Comunque, Pandemio, speriamo che tu te ne vada. Oh cazzo, hai perso il naso, Pandemio. Comunque, Pandemio, io mi auguro che tu possa levarti dal cazzo il più in fretta possibile e speriamo l'anno prossimo di avere un pupazzo senza mascherina. Intanto mettiamola, perché mi raccomando. Quindi ne approfitto per augurarvi buone feste. Mi raccomando, passate le feste in modo responsabile, perché non vorrei ritrovarmi di nuovo a gennaio insieme a Pandemio. Vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Vi ricordo di mettere un like, commentare e salutare Pandemio. Se vi va di seguirmi su Instagram, vi lascio il link qui sotto. E ancora buone feste, a presto! Ciao!